A Montaione al via la 31esima edizione di Tartu Festa, la mostra mercato in programma il 26 e 27 ottobre che è giunta alla 31esima edizione. Didattica della matematica, presentato il progetto della scuola Redi di Ponte a Niccheri. Presentato in consiglio regionale il docufilm Screams Before Silence, che narra delle violenze subite dalle donne israeliane durante il raid del 7 ottobre condotto da Hamas. Si avvicina l'inaugurazione della 31esima edizione della Tartu Festa, mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici, appuntamento ormai imperdibile per gli amanti della buona tavola e delle eccellenze toscane. Il 26 e 27 ottobre il suggestivo centro storico di Montaione si trasformerà infatti in una vetrina a cielo aperto delle migliori specialità enogastronomiche della regione, con il tartufo bianco come protagonista indiscusso. Con questo spettacolare festival d'autunno da quasi tre decenni, Montaione si trasforma offrendo una mostra mercato che riunisce enogastronomia e artigianato locale. La Toscana è terra di arte e cultura, ma viviamo anche in una terra ricca di buon cibo e il tartufo è uno dei fiori all'occhiello della nostra regione, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Toscana è terra di arte, terra di cultura, viviamo in una bellezza incredibile ma anche terra di buon cibo e il tartufo è uno dei fiori all'occhiello della nostra terra. Il 26 e il 27 ottobre tutti a Montaione. Sarà un'esperienza sensoriale unica, sarà il modo per conoscere quello che è uno dei prodotti che porta in alto il nome della Toscana nel mondo, il tartufo. È un modo per gustare anche il buon vino che si produce nei nostri territori. La produzione di tartufo richiede il rispetto dell'ambiente, quindi grazie a chi ogni giorno mantiene vivi, attivi, sostenibili i nostri territori, altrimenti tutto sarebbe più difficile. Grazie alle associazioni, svolgono un lavoro unico, senza di loro queste iniziative non ci sarebbero, e grazie all'amministrazione comunale di Montaione per averci creduto e investito in questi anni. Montaione è un esempio tipico del territorio toscano ed è un borgo conosciuto in tutto il mondo, ha detto Enrico Sostegni, consigliere regionale. Montaione è un esempio tipico del territorio toscano. I turisti conoscono Montaione, che è conosciuto in tutto il mondo appunto per le sue colline, per il suo paesaggio e anche per la parte enogastronomica. Montaione rappresenta davvero in piccolo quello che è l'idea che nel mondo si ha della Toscana, e questa manifestazione, Tartu Festa, ormai è diventata una manifestazione importante da un punto di vista enogastronomico, di spettacolo, è un bel momento per vivere una parte della Toscana bella e per mangiare anche bene. Tartu Festa è la manifestazione di spicco di Montaione che vede coinvolte molte delle associazioni del paese che insieme contribuiscono a realizzare un evento che è un'opportunità di valorizzazione per tutto il territorio, ha detto il sindaco Paolo Pomponi. Siamo una delle patrie del tartufo, forse il tartufo delle colline seminatesi si trova nella maggior quantità proprio nel nostro territorio comunale di Montaione, quindi certamente in continuità con il passato un evento importante, promuove il Re Tartufo Bianco, che è il nostro prodotto di punta, ma anche tutti gli altri prodotti del nostro territorio agroalimentari, quindi enogastronomia, quindi siamo su questa linea, sì, da tanti anni. Un comune che fa delle sue bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche, architettoniche, ci fa di noi essere una delle mete più importanti del turismo rurale della Toscana. In provincia, in città metropolitana di Firenze, normalmente viaggiamo al secondo posto per presenze turisti e siamo uno dei borghi più belli d'Italia, e questa è una delle nostre caratteristiche. La forza poi di Tartu Festa, e come altri eventi che abbiamo, è quella di mettere insieme tutta la comunità di Montaione con l'associazionismo locale partecipa ad un evento così importante per il nostro comune. Quindi il 26 e il 27 ottobre aspettiamo tutti a Montaione. Un invito rivolto a tutti a visitare Montaione per questa nuova edizione di Tartu Festa arriva dal vice sindaco Luca Belcari. Certo, infatti il tartufo bianco è il re di questa manifestazione che è giunta alla 31esima edizione. La manifestazione si svolgerà con un'anteprima sabato pomeriggio, a partire dal pomeriggio, con i prodotti a base di tartufo, e in centro storico ci sarà lo stand gastronomico e una serata canora con 15 artisti. La domenica prosegue
la manifestazione, che è giunta alla 31esima edizione, si svilupperà non solo nel borgo ma anche nelle vie del centro. Ci sarà il mercato dei sapori all'interno del borgo, lo stand gastronomico del tartufaio e il mercato che si trova nelle vie del borgo. Il tartufo bianco è un prodotto molto pregiato, però anche un prodotto molto strano, nascosto. Quindi ci sono delle annate che si trova in abbondanza, ci sono delle annate come nelle ultime due che se ne trova in un quantitativo minore, ma sempre di ottima qualità. Firenze-Sydney, andata e ritorno, più precisamente dalla scuola secondaria di primo grado Redi dell'Istituto Comprensivo Caponnetto di Ponte Annicchery al convegno mondiale della matematica svoltosi in Australia nel luglio scorso, fino al Consiglio regionale della Toscana, dove è stato presentato il progetto di ricerca interdisciplinare sulla didattica della matematica. Protagonista la scuola Redi di Ponte Annicchery, grazie al progetto innovativo basato sui metodi di calcolo, abachi e giochi matematici usati alla corte di Lorenzo il Magnifico e nelle botteghe dei mercanti fiorentini dell'epoca, che sono stati riscoperti e utilizzati nell'era dell'iperconnessione digitale e dell'intelligenza artificiale per risolvere complessi problemi ed equazioni matematiche. Sono particolarmente felice di essere qui a presentare questa iniziativa, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. La matematica è arte, la matematica è politica. Un libro scritto da Chiara Valerio un po' di tempo fa ci ha posto l'attenzione su come la matematica può influenzare le scelte che le istituzioni mettono in campo. Oggi siamo qui però non per parlare di questo, siamo qui per riconoscere il lavoro che ha portato avanti l'Istituto Caponnetto, la scuola media Redi, e nella sua capacità anche di fare la matematica attraverso la storia. È un modo per insegnarla alle ragazze e ragazzi. Questo è un modo che è stato riconosciuto a livello internazionale, è un risultato enorme, è l'unica scuola che ha portato la Toscana a Sydney in una conferenza che mette in risalto le migliori esperienze che ci sono sui territori ed è bella riconoscerla qui in Consiglio regionale. Noi dobbiamo investire sempre di più sulla cultura, dobbiamo investire sempre di più sulla matematica, dobbiamo investire, lo dico da ingegnere in questo caso, nel fare in modo che specialmente le ragazze si avvicinano ai percorsi STEM, ai percorsi che oggi vedevano le ragazze meno propense. Invece una scelta di civiltà è proprio di indicare quel tipo di strada. Bisogna investire di più in una scuola pubblica e quindi permettetemi di ringraziare, lo dico da figlio di docenti, le docenti e i docenti per quello che fanno in ogni giorno, per la loro capacità di saper approfondire, per la loro capacità di saper formare, per permettere alle ragazze e ragazzi di diventare cittadini critici, perché questa è la cosa più importante, saper riconoscere quello che accade e costruire un pensiero critico. Noi troppo spesso non diciamo grazie a chi ci ha formato e allora ogni volta che mi capita e vado nelle scuole dico alle ragazze e ragazzi di ringraziare i propri docenti, perché sono un pezzo fondamentale della persona che delle persone poi diventeranno. Per tutti noi e per il nostro comune è motivo di grande orgoglio che la scuola Redi sia stata selezionata per partecipare al più importante convegno di matematica al mondo. È un'ulteriore prova dell'alto livello didattico che la scuola offre agli alunni. Queste le parole del sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, insieme all'assessore all'istruzione, Francesco Conti. Sì, un progetto sicuramente molto valido, non a caso la scuola Redi è stata l'unica scuola italiana ad essere selezionata, invitata in questo congresso, convegno internazionale della didattica della matematica a Sydney, e questo per un'amministrazione, per un sindaco è un grande orgoglio, perché ovviamente la validità del progetto, che ha una natura sia storica sia ovviamente della didattica della matematica, che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze con il grande lavoro dei docenti e delle docenti, però c'è anche la possibilità di mostrare ciò che è il nostro territorio in un contesto internazionale e di farlo attraverso un'eccellenza del nostro comune come è la scuola Redi, l'Istituto Caponnetto e la scuola in generale.
certamente. Noi da parte nostra, come comune, come ente, abbiamo avuto chiaramente subito la necessità e la volontà di affiancare la scuola in questo progetto, perché come diceva appunto il sindaco, come unica scuola a livello nazionale a essere chiamata al più maggiore congresso di matematica internazionale, appunto, è chiaramente il nostro scopo era quello di starle accanto, sostenerla e trovare il modo di valorizzare il lavoro che tutti i giorni gli insegnanti e le insegnanti fanno all'interno della scuola, visto che è un lavoro fondamentale, importantissimo, di vero legame con gli studenti. Quindi per noi il fatto che poi in Toscana ci sia una cultura della matematica così profondamente legata anche da un punto di vista storico, questo è un modo importantissimo secondo noi per sostenerlo e valorizzarlo. Anche la dirigente dell'Istituto Comprensivo Caponnetto, Maria Luisa Rainaldi, ha commentato l'iniziativa. Allora, diciamo che l'impegno dell'Istituto è puntare molto sulla didattica della matematica proprio per potenziare le competenze degli alunni e nello stesso tempo a dare un approccio interdisciplinare, anche storico, e poi anche proiettarsi in un contesto internazionale. Però da questo punto di vista devo dire che le docenti sono state molto molto più brave di me, io ho fatto solo le ho solo incoraggiate. Allora, la partecipazione degli studenti è stata molto soddisfacente, anche perché l'approccio è completamente diverso, no? Innanzitutto si punta proprio sulla partecipazione attiva, quindi non è soltanto assistere passivamente a delle questioni matematiche teoriche, ma quindi c'è un approccio vivace in cui loro sono parte attiva di tutto il percorso studiato. A fare da ambasciatrici al prestigioso appuntamento sono state le professoresse Laura Isolani e Barbara Cennini, ideatrici dell'iniziativa, insieme al professor Attilio Ferrini. Sentiamo i commenti di questi ultimi. Abbiamo tratto spunto da alcuni testi del Calandri, famiglia importante a livello medievale per la diffusione delle scuole d'abaco, e poi abbiamo proposto giochi e attività diverse ai ragazzi, cercando di coinvolgerli in un approccio interdisciplinare, facendo lavorare tutti i docenti con un unico scopo. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo, hanno lavorato molto bene, e portare chiaramente questo lavoro in un contesto internazionale, portare il lavoro dei nostri colleghi, dei nostri ragazzi e della storia anche di Firenze è stata una grandissima occasione. Per questo insomma ringraziamo il Consiglio regionale e il Comune di Magna Ripoli perché ci ha consentito di andare poi a partecipare, perché il lavoro è stato accettato, ma insomma hanno dato un forte contributo. Sono una delle insegnanti della Scuola Redi di Magna Ripoli e anch'io ho partecipato al progetto sulla didattica della matematica che poi abbiamo presentato al congresso di Sydney. E, le classi che hanno partecipato sono solo alcune ovviamente della scuola, due classi seconda A e seconda F, e poi una parte è stata svolta dalla classe terza E. Secondaria di primo grado, certo. E il progetto ha preso spunto appunto da due libri, da due importanti testi della famiglia del Calandri che si occupano di didattica della matematica, testi medievali, e da questi testi abbiamo tratto spunto con dei giochi e dei calcoli matematici e poi sono stati riprodotti in classe, riproposti ai ragazzi e poi abbiamo proposto anche delle sfide, dei giochi ai quali i ragazzi si sono molto felicemente approcciati, quindi sono molto divertiti a lavorare in maniera diversa dal solito. Buongiorno a tutti, allora vorrei mettere in evidenza un aspetto particolare. Noi abbiamo presentato un testo del Calandri che si trova nelle biblioteche fiorentine. Quella cosa che è importante devo dire è che in un contesto internazionale abbiamo fatto vedere come noi possediamo un patrimonio importante. Quando abbiamo presentato i giochi matematici che Calandri aveva fatto per i figli di Lorenzo il Magnifico, abbiamo presentato a un pubblico orientale una realtà che pone la Toscana e l'Italia al centro della cultura umanistica, cioè
per essere più chiari. Loro sono molto esperti nella tecnologia, negli studi specialistici. Noi abbiamo fatto vedere come, partendo dalla scienza e dalla matematica, si può parlare anche di del mondo dell'uomo, dell'umanesimo. E quindi abbiamo portato l'Italia e la Toscana in particolare in un contesto internazionale, facendo vedere quanti patrimoni noi possiamo e come noi siamo in grado di dire al mondo che certi aspetti scientifici, di cui loro sono oggi, hanno sviluppato tantissime tecnologie, hanno avuto origine proprio nella nostra cultura. È quello che abbiamo fatto noi e che hanno fatto i ragazzi della scuola con lo studio dei giochi al tempi di Lorenzo il Magnifico. Scream Before Silence è il titolo del docufilm che esplora la violenza sessuale di Hamas durante l'attacco guidato contro Israele il 7 ottobre 2023 e che è stato proiettato nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso. Ho fortemente voluto far proiettare a Firenze, in una sala del Consiglio regionale, questo docufilm, ha detto Elena Meini, capogruppo della Lega, un documento toccante che evidenzia gli abusi sessuali e gli orrori commessi in quella tragica giornata. Sentiamola. Sì, è un tema molto delicato e come donna non potevo voltarmi dall'altra parte. Il tema della violenza sulle donne usata come crimini di guerra, come in questo caso, è un tema che non può avere distinzione di colore politico, deve essere un tema trasversale, un tema che è stato accolto e qui voglio ringraziare tutto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per aver permesso il gruppo della Lega, ma tutto il Consiglio regionale in questo caso, di proiettare questo docufilm. Sul tema della guerra su Palestina e Israele abbiamo parlato tanto, ma questo non è il momento di intraprendere quella che è la discussione politica, la visione politica di chi si schiera da una parte o chi si schiera da un'altra. Questo è il momento di restare uniti. Questo è un docufilm che io ho avuto modo già di vedere preventivamente ed è molto toccante, perché quando si parla di donne appunto violentate come crimini di guerra, quindi utilizzo della persona e della figura della donna per mandare un messaggio chiaro, quello del controllo di un'intera nazione, di un intero popolo, di un'intera situazione drammatica come quella che stanno vivendo in questo momento quei territori, è un messaggio che non può passare in silenzio, è un messaggio che deve mandare forte tutta la politica, indistintamente dall'appartenenza e dal colore, perché non si può strumentalizzare il corpo di una donna per crimini di guerra. Questo è un crimine che io ho definito crimine contro l'intera umanità, perché ecco, i racconti di queste donne che sono sopravvissute, i racconti anche dei medici che hanno curato loro, ma anche hanno raccolto anche corpi purtroppo di persone decedute, sono dei racconti veramente toccanti che portano a una riflessione politica di quanto la donna vada ancora oggi tutelata, difesa in tutte le istituzioni, in tutti i luoghi dove ognuno di noi ha l'onere e l'onore di rappresentare anche tutte le donne che non hanno voce in questo momento. Alla proiezione era presente il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci della Lega. Sentiamo le sue parole. Esprimo una grande soddisfazione per il fatto che su proposta del Presidente Elena Meini, la sua sensibilità di donna, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana abbia approvato all'unanimità la proiezione di questo importante docufilm proprio qui presso Palazzo del Pegaso. È una attuazione concreta di quella mozione che fu approvata anch'essa all'unanimità per la introduzione della definizione di antisemitismo così come delineata dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che tende a equiparare la lotta all'antisemitismo alla lotta all'antisionismo. Noi siamo qui per dire con forza, con determinazione, che non possiamo tacere di fronte alle violenze, ai soprusi subiti dalle donne israeliane dopo il 7 di ottobre, e che dobbiamo impegnarci concretamente in tutte le sedi per dire stop alla violenza. È un impegno continuo, un impegno concreto
che il Consiglio regionale ha portato avanti in diverse direzioni, sotto diversi ambiti, e che continuerà a farlo. Infine, il commento del Presidente dell'Unione delle Associazioni Italia-Israele, Celeste Vichi. E l'Unione Associazioni Italia-Israele è un'associazione diffusa su tutto il territorio italiano che rappresenta tutte le associazioni Italia-Israele, e lo scopo sociale dell'associazione è quello di promuovere la lotta all'antisemitismo e all'antisionismo e per fornire una corretta informazione sullo Stato di Israele e sullo Stato ebraico, soprattutto in questa fase particolarmente delicata dovuta alla guerra e allo stato di conflitto in cui Israele in realtà è stato trascinato. E, innanzitutto lo scopo di questo evento è quello di creare un momento di responsabilità politica e quindi la nostra associazione è particolarmente grata al Consiglio e alla Regione Toscana per aver all'unanimità approvato fatto proprio questo incontro e quindi la volontà di trasmettere questo video Screams Before Silence, che è un documento che vuole non solo raccontare quella che è la verità e quindi ricordare che Israele è stato trascinato in un conflitto che assolutamente non voleva e non desiderava, e quindi ricordare allo stesso tempo che non si può mettere sullo stesso piano aggressore ed aggredito, ma anche mostrare in modo chiaro come la violenza sulla donna è uno strumento, è stato utilizzato come un vero e proprio strumento di guerra, cioè la volontà di annientare la donna nella sua capacità procreativa vuol dire anche annullare la possibilità ad un popolo di crescere, quindi annullare questo popolo e distruggerlo. E purtroppo questo è uno strumento che è stato utilizzato non solo in Israele ma anche in altri conflitti più recenti, bisogna dire. E ci teniamo anche a sottolineare che per esempio al Senato è giacente anche un progetto di legge proprio che vuole introdurre un reato universale della violenza sulla donna come strumento genocidiario. E oltre a questo noi teniamo molto a ricordare che la Regione Toscana ha anche approvato la definizione di antisemitismo dell'AIRA, che dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che equipara antisemitismo e antisionismo. E in questa fase è importante perché il 7 ottobre ha fatto drammaticamente risorgere i casi di antisemitismo, e sono gli stessi casi che vediamo non solo nelle piazze pro-PAL, ma sono quelle che producono la creazione di liste di proscrizioni inventandosi l'esistenza di supposti agenti sionisti, sono gli stessi che scendono in piazza il 5 ottobre per manifestare nei confronti del terrorismo di Hamas. Quindi oggi l'antisionismo e la sua frontiera più moderna è rappresentata dall'antisemitismo, e siamo lieti ancora una volta che la Regione Toscana si sia ricordata di questa sostanziale differenza accogliendo e promuovendo la proiezione di questo docufilm Screams Before Silence.